Cinque bambini svaniti senza lasciare tracce nell'incendio della loro casa. Possibile? Sono cinque dei 10 figli della famiglia Sodder, una famiglia di origini italiane ma naturalizzata americana da alcuni decenni, che vive in una casa alla periferia di Fayetteville, un operoso paesino della Virginia occidentale. I genitori sono una coppia molto prolifica, 10 figli per l'appunto, ma che vive bene grazie all'attività del capofamiglia, un piccolo imprenditore. Eppure, alla vigilia di Natale del 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, un terribile incendio porta la devastazione in quella famiglia. Non si riescono a portare in salvo i cinque bambini più piccoli, quelli rimasti intrappolati al piano di sopra. Ma qui inizia il mistero. Domate le fiamme, non si trova nessuna traccia dei cinque bambini. Nulla. Dove sono spariti? È quello che cercheremo di scoprire oggi insieme a Strane Storie. Qualsiasi sparizione inspiegata di una persona crea dolore e sgomento in coloro che restano, ma allo stesso tempo può dare il via a voci, a ipotesi improbabili e a dicerie di ogni genere. Figuriamoci se a sparire quasi letteralmente sotto gli occhi dei genitori e di altri familiari sono cinque bambini, scomparsi mentre un incendio violento consumava la loro abitazione, sotto lo sguardo impotente dei presenti. Date queste premesse, non c'è davvero da stupirsi se la vicenda dei Sodder è ancora oggi oggetto di discussioni, di articoli, di polemiche, oltre che naturalmente anche fonte di profondo dolore. Come si è arrivati a un quadro contraddittorio, incerto, pieno di strappi, di rattoppi cuciti a volte davvero male sulla trama di una vicenda già complicata dal principio? È davvero plausibile che, sia pure in misura diversa, i vigili del fuoco, i medici legali, i poliziotti, gli investigatori privati, i giornalisti e chi più ne ha più ne metta abbiano preso abbagli di ogni genere? È possibile che senza volerlo tutti insieme abbiano contribuito a mantenere viva una speranza mal riposta in una famiglia in lutto? Seguitemi con attenzione perché in questa puntata andremo alla scoperta di una storia davvero sconvolgente. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il bentornato a questa nuova stagione di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. È una serie, lo sapete, che riusciamo a realizzare grazie al sostegno di tutti coloro che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Se vi piacciono Strane Storie e le altre serie che realizzo qui, il mio podcast e tutto quello che insomma il sostegno dei naviganti mi permette di fare, beh, unitevi anche voi, ci aiuterete a realizzare questi e altri nuovi progetti a cui sto già pensando, no? Sto già elaborando. E naturalmente avrete anche accesso a centinaia di contenuti esclusivi che trovate proprio sull'isola, ma ne parleremo più tardi. Ormai non c'è più bisogno che ve lo ricordi, questa è una stagione un po' speciale perché, come sapete, io mi trovo in questo periodo all'Università di Harvard per un semestre di ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza. E dunque non posso che collegarmi anche questa settimana subito con il mio me stesso a Cambridge, a Boston, per sapere come vanno le cose. Beh, un saluto ai naviganti allora. Beh, io sono qua naturalmente ancora per un po', la temperatura si sta abbassando, ho alcuni interventi, alcune conferenze, una a Boca Raton in Florida in realtà, dedicata alla magia e soprattutto si parlerà di Randy, ma ve la racconterò. E invece ho un altro incontro alla Law School qui a Harvard per parlare della disinformazione alimentare. Insomma, c'è tantissimo da fare e molto interessante, anzi devo cercare anche di limitare perché voglio dedicare più tempo naturalmente
alle ricerche e allo studio. Però volevo dire una cosa invece che riguarda l'isola del mistero, nel senso che adesso si può anche sbarcare sull'isola gratuitamente, semplicemente per seguire gli aggiornamenti, le cose che condivido con tutti. Siamo circa 900 ormai, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare a 1000 prossimamente. Venite perché c'è spazio per tutti. E allora grazie Massimo, e adesso riprendiamo il filo del nostro discorso per tornare alla tragica storia di questa puntata, la sparizione misteriosa dei 5 fratelli Soder. Ellis Island a New York è celebre per essere stata a lungo il principale punto di accesso per gli immigrati di ogni paese che intendevano entrare via nave negli Stati Uniti e provare così a realizzare il loro sogno americano. Nel 1908 passarono da qui centinaia di migliaia di persone, e tra queste c'era anche un tredicenne italiano, Giorgio Soddu, accompagnato dal fratello maggiore. Arrivavano da Tula, un paese della provincia di Sassari. Non si sa bene perché, ma il fratello maggiore rientra in Italia poco dopo e Giorgio dunque si trova nel nuovo paese da solo e senza famiglia. Un po' alla volta George, come cambia il suo nome, George Soder diventa, lo cambia legalmente, mette su una ditta di sbancamento terra e compra diversi camion. Sposa molto presto un'altra italiana, Jenny Cipriani, e si stabilisce in un paesino della Virginia occidentale, Fayetteville, che a dire il vero è anche capoluogo della contea omonima, ma che resta pur sempre un piccolo paese di provincia. Ben voluti da tutti, uno dopo l'altro, i Soder hanno 10 figli. La più piccola, Silvia, nasce nel 1942, ma è anche una famiglia un po' diversa da quelle di milioni di altri immigrati italiani. George è fortemente critico verso il regime fascista da cui l'Italia si è appena liberata e litiga spesso con i connazionali. Con la guerra gli scontri verbali erano diventati molto forti effettivamente. Poi nell'estate del 1945, con la fine del conflitto, i dissapori con altri italiani non erano finiti. Il guaio è che questa litigiosità frequente, proprio alla vigilia di quel tragico incendio, vedrà accadere alcuni episodi che a posteriori susciteranno sospetti e recriminazioni nella famiglia Soder. Come sempre di questi episodi sospetti è protagonista George, l'uomo di famiglia. Un assicuratore bussa un giorno alla porta dei Soder, vuole convincere George a sottoscrivere una polizza contro i rischi domestici e lui lo manda via in malo modo. E allora quell'altro, che è anche lui di origine italiana, gli dice che prima o poi l'odio che ha nutrito per Mussolini gli si ritorcerà contro. Qualche giorno dopo, un uomo che cerca lavoro dalla ditta di Soder vede che è stato rifatto in casa l'impianto elettrico e quando gli viene rifiutato un impiego se ne va, borbottando qualcosa, accennando che quei fusibili nuovi possono rappresentare un grosso rischio. Sarebbero stati dimenticati come dei fatti irrilevanti se di mezzo non ci fosse stata la terribile notte della vigilia di Natale del 1945. La famiglia Soder abita in una casa tradizionale, una timber house, con molte parti in legno. Si trova a 3 km circa a nord di Fayetteville ed è formata da due piani. Di sopra, la notte della vigilia di Natale del 1945, dopo essersi riunita davanti a una grande cena, dormono 5 dei 10 figli di George e Jenny. Maurice, 14enne, e poi, a scalare con l'età, Martha, Louise, Jenny, stesso nome della madre, e Betty, di soli 5 anni. Verso mezzanotte e mezza, quando ormai quasi tutti dormono, in casa Soder suona il telefono. È strano, è già tardi e quelli non erano tempi in cui il telefono si usava con tanta leggerezza. La madre Jenny alza la cornetta e sente una voce femminile che chiede di qualcuno, una donna forse, che però lei non sa chi sia. Ribatte dunque che la sconosciuta interlocutrice deve per forza aver sbagliato il numero. Quella ride in un modo che le sembrerà strano e poi riattacca. Finalmente è ora di dormire. Tutto sembra quieto. Ma verso l'una, un altro evento strano. Jenny viene svegliata da un botto e le sembra che un oggetto rotoli sul tetto di casa. Rimane in ascolto, ma non sente altro. E allora si riaddormenta. Ora è 1:30 precisa. La donna si sveglia di colpo, ma stavolta il motivo è molto serio. Sente un forte odore di fumo. Corre di sopra e scopre che intorno al telefono e alla scatola dei fusibili c'è del fuoco. Sveglia il marito, i figli grandi, tutti corrono giù e cominciano a chiamare i più piccoli,
che sono di sopra, nelle camere, ma non ottengono risposta, solo che non si può più salire, dove presumibilmente ancora si trovano i bambini, perché intanto le scale di legno hanno già preso fuoco. Di fronte alla catastrofe imminente, George, il capofamiglia, fa tutto il possibile per salvare i 5 figlioletti, ed è proprio in questo momento che accadono due cose complicate. Due cose che in questa storia dovremo tenere sempre presenti, perché contribuiranno parecchio a ingarbugliare questa vicenda. Ecco la prima. Quando il figlio maggiore dei Sodder sarà ascoltato dalla polizia, dirà di essere salito al piano di sopra, dove stavano già dormendo i fratelli, per farli uscire, ma di essere tornato giù prima che loro riuscissero a lasciare la camera. Più tardi però si correggerà, li aveva soltanto chiamati gridando, dice, ma in realtà non era riuscito a vederli. Ricordiamoci di queste circostanze perché potrebbero rivelarsi di grande importanza per la nostra ricostruzione. Ed ecco la seconda questione, ancora più ingarbugliata della prima. La famiglia Sodder si era resa conto rapidamente della gravità della situazione, eppure tutti i tentativi fatti per portare fuori i ragazzi si risolveranno in un fallimento. Una serie di circostanze incredibili, una dopo l'altra, stavano contribuendo a creare un quadro davvero spaventoso. Il telefono non funzionava più, allora bussano alla casa dei vicini per chiedere aiuto, ma neanche il loro telefono funziona. E un altro tentativo fatto da un automobilista che passa da una strada vicina e che corre a un luogo di ristoro finisce nel nulla. Non si riesce a contattare il centralino e a chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco. George è sempre più disperato. Un grande barile in cui si raccoglievano centinaia di litri d'acqua era congelato per il freddo e dunque il contenuto era inutilizzabile contro le fiamme. Una lunga scala con cui provare a salire al piano di sopra non è più al solito posto e nella confusione nessuno riesce a trovarla. E poi ecco il fatto più insolito e anche forse il più angosciante. George Sodder è proprietario di due camion che in quel momento sono parcheggiati distanti da casa. Dal loro tetto forse può arrampicarsi sino a una finestra. La speranza però si tramuta quasi subito in disperazione perché nessuno dei due camion si mette in moto. Eppure, il giorno prima George aveva lavorato con entrambi i mezzi. La tragedia quindi si compie sotto gli occhi di tutti. Per tre quarti d'ora le fiamme consumano la casa. I pompieri, quando arrivano con pochi mezzi, senza personale a causa della guerra, arriveranno solo al mattino e potranno fare molto poco. Dal rogo si salvano quattro dei figli Sodder, Marion, Sylvia, John e George Jr. Il decimo della famiglia, Joe, era ancora sotto le armi. La Seconda Guerra Mondiale è terminata da poco, ma lui deve essere ancora smobilitato e per questo non era a casa. Ora, sia pure con grave ritardo, spente le fiamme, ormai tutti si attendono di dover assistere al compito straziante della ricomposizione dei corpi dei bambini. Ma una sorpresa terribile quel mattino presto attende i Sodder. È l'alba della vigilia di Natale del 1945. Tra le rovine della casa dei Sodder, ridotta letteralmente in un cumulo di cenere, il comandante dei vigili del fuoco di Fayetteville, F.J. Morris, coordina le ricerche dei resti dei 5 figli dei due italiani. Verso le 10, l'uomo parla coi genitori disperati e spiega loro che non si riesce a trovare nulla, nemmeno un osso, al contrario di quello che ci si sarebbe aspettato. Lui stesso è colpito, a dir poco perplesso, ma è comunque convinto che i 5 bambini siano stati uccisi dalle fiamme. Forse è proprio a questo punto che si creano le condizioni perché il dolore della perdita, invece che essere per quanto possibile affrontato al meglio delle possibilità negli anni successivi, diventi ancora più grande. Il capo dei vigili del fuoco, Morris, chiede infatti a George Sodder di non toccare niente del sito del disastro. Quattro giorni dopo però, ed è del tutto umano, George e sua moglie, incapaci di sostenere la vista di quelle rovine, seppelliscono tutto con un paio di metri di terra e piantano dei fiori sui resti della casa, che poi diventeranno un giardino mantenuto alla perfezione per decenni. Risalire alle evidenze di quanto accaduto diventa così, soprattutto in relazione alle tecniche del tempo, quasi impossibile. Il coroner locale, cioè il pubblico ufficiale che nei paesi anglosassoni certifica le cause dei decessi, il giorno dopo, anche stavolta in modo un po' affrettato, attribuisce l'incendio a cause elettriche e chiude così il fascicolo. Ed è qui che inizia la seconda tragedia. George e Jenny contestano fin da subito la possibilità che si sia trattato di un incidente dovuto a un cortocircuito. Un cavo telefonico appare tagliato e non bruciato,
ma si capisce ben presto che la cosa era stata fatta da uno del posto, uno che voleva approfittarne per un furtarello, ma loro non sono ancora convinti. Qualcuno dice di aver visto lanciare delle palle infuocate contro il tetto della casa quella notte, altri di avere visto portare via i bambini. E poi ci sono due circostanze veramente agghiaccianti che contribuiscono al dolore e al tempo stesso alle speranze di quella famiglia. Solder aveva sentito delle strane voci, perché tra le rovine fumanti Morris, il capo dei vigili, aveva trovato un cuore umano, ma poi lo aveva nascosto. Perché non gli era stato detto, chiede il padre, che cosa si nascondeva dietro una circostanza così sinistra? E ancora 4 anni dopo, nel 1949, un anatomopatologo, incaricato dalla famiglia di compiere degli scavi nella terra da riporto, non aveva forse inviato una relazione alla famiglia in cui diceva di aver trovato dei resti minimi di vertebre umane? Anche in quel caso, perché erano state scoperte soltanto per un'iniziativa privata e dopo così tanto tempo, e non dalle autorità preposte alle indagini? Nei primi anni 60 i Sodder, sempre più dubbiosi di quanto accaduto, fanno installare un grande cartellone con le foto dei bambini scomparsi lungo la strada principale di quella zona, la statale 16. Il cartellone riporta anche la richiesta di informazioni su quelle che, pensano loro, deve essere la vera soluzione della tragedia. In larga misura quell'enorme cartellone diventa il simbolo più visibile della loro incertezza e della loro angoscia. Una situazione davvero penosa, dunque, ma che a un certo punto, in maniera inattesa, pare quasi destinata a sciogliersi, a chiarirsi. Vediamo perché. Come abbiamo visto, la famiglia Sodder si aggrappa davvero a tutto, forse l'episodio che fa capire al meglio le strategie messe in atto per far fronte alla tragedia, quando tutto sembra essere stato detto, deve ancora arrivare. A metà del 1967, quando ormai sono trascorsi 21 anni e mezzo dall'incendio, Jenny, la madre, trova nella cassetta della posta una strana lettera. È indirizzata personalmente a lei e arriva da una città del vicino Kentucky, Central City. Dentro c'è la foto di un uomo sui 30 anni. Sul retro della foto queste parole vergate a mano: Louis Sodder, vi voglio bene, fratello Frankie, e voi ragazzi. Le parole sono seguite da questa serie sibillina di cifre: A90132. I Sodder sono convinti che quella sia la prova definitiva. Louis è vivo e magari lo sono anche tutti gli altri, e manda dei segnali per comunicare con la famiglia, ovunque egli sia. La cosa avrà presto conseguenze importanti. George da tempo è convinto che tutta la posta che riceve la famiglia venga aperta e letta da qualcuno. Si affida a un non meglio precisato investigatore privato che, dopo essere stato pagato, va a indagare a Central City, da dove era arrivata la foto. Quello però sparisce nel nulla e non si fa più sentire. Invece che dedurne che doveva trattarsi di un truffatore, di un personaggio assolutamente inattendibili, i Sodder ne traggono motivo per rafforzare la propria convinzione. Quello della foto deve essere davvero uno dei familiari scomparsi. A quel punto fanno modificare in fretta e furia il grande tabellone stradale e aggiungono la foto del presunto Louis. C'è anche un particolare commovente. Fanno ingrandire a dismisura la foto contenuta nella busta e la collocano in salotto sopra il camino, da dove il presunto Louis li guarderà sino alla fine dei loro giorni. Lentamente, tuttavia, il tempo e le sofferenze stanno facendo il loro effetto, in particolare sul padre della famiglia, George Sodder. Alla fine del 1968, poco prima di morire, George confessa a un giornale locale, il Charleston Gazette Mail, di essere esausto. Non riesce a intravedere una soluzione al dramma che lo attanaglia dal 1945. Dice che vorrebbe soltanto avere delle certezze, che accetterebbe anche sapere che i figli sono morti, ma desidera che qualcuno lo convinca, e probabilmente è sincero. Qualche mese dopo George Sodder muore, con la scomparsa del capofamiglia, che era chiaramente il motore principale di tutta questa dinamica, l'equilibrio familiare si smuove. Uno dei fratelli, John, dichiara pubblicamente che è arrivato il momento di voltare pagina e di vivere la propria vita. La madre, Jenny, reagisce invece in maniera del tutto diversa alla morte del marito. Sempre vestita di nero, fa costruire una palizzata molto alta intorno alla casa. Fa pure aggiungere delle camere all'abitazione, come se da un momento all'altro dovessero ospitare qualcuno.
qualcuno che ritorna. Solo dopo la morte di Jenny, che avviene nel 1989, il grande tabellone stradale, ormai mal ridotto dalle intemperie, sarà smantellato. Ricordate poi la vicenda misteriosa e anche un po' truculenta del ritrovamento di un cuore umano tra i resti dell'incendio di cui vi avevo raccontato poco fa? Ebbene, il capo dei pompieri di Fayetteville, Morris, ne aveva parlato con un pastore protestante che poi lo aveva raccontato a Sodder. Messo sotto pressione, Morris aveva recuperato quel resto che aveva sepolto in una scatola di metallo. Esaminato, risultò però essere parte di un fegato di manzo. Non era umano, anche se la cosa non fu mai chiarita del tutto. Sembra che l'intenzione di Morris fosse quella di farlo ritrovare nel corso delle ricerche, in modo da convincere i familiari dei bambini che le ricerche avevano dato frutto e così calmare in qualche modo la loro pena. Insomma, forse era stato mosso da buone intenzioni, ma il risultato fu quello di indurre i Sodder, comprensibilmente, a pensare ancora di più che dietro la sparizione dei figli ci fosse qualcosa di molto più sinistro, qualcosa di più sicuramente di un incendio casuale. E poi l'altro fatto insolito, il ritrovamento delle vertebre nel 1949. Quelle c'erano davvero, ma dovevano essere di un individuo, anche se giovane, decisamente più grande dei bambini coinvolti nel rogo. Esaminate dalla Smithsonian Institution, il rapporto finale conclude che probabilmente venivano da un vecchio cimitero non troppo distante, che dovevano essere arrivate lì quando George, preso dallo sconforto, aveva ricoperto le macerie della casa con un cumulo di terra. In tutto questo, infine, non va trascurata una cosa importante, perché è l'indizio più chiaro di un lungo processo psicologico, del tutto normale, avvenuto all'interno della famiglia. Il consolidamento di una storia coerente, condivisa più o meno da tutti, ripetuta agli estranei anche a ventunesimo secolo inoltrato. La mafia, questa la versione che sopravviveva tra gli anziani della zona fino a pochi anni fa, voleva estorcere dei soldi a Sodder, questa è la narrazione che avevano immaginato. E visto che lui si era rifiutato di cedere, gli avevano incendiato la casa, solo che qualcuno del clan, magari la moglie di uno dei criminali impietosita, aveva allontanato i bambini prima dell'incendio per salvarli. Poi, clandestinamente, magari li aveva fatti andare in Italia, dove avevano vissuto la loro esistenza. Insomma, intorno alla scomparsa dei cinque fratelli Sodder si è sviluppato un vero e proprio folklore locale, un folklore tutto sommato volto a un solo scopo: far sopravvivere la speranza sia nei più diretti interessati alla sorte dei bambini, ma anche nella comunità allargata. E non dimentichiamolo, nel 1945, quando ci fu quell'incendio, Fayetteville era un piccolo posto, aveva meno di 2.000 abitanti e anche oggi non raggiunge i 3.000. Quali conclusioni trarre dunque da questa triste vicenda? Sembrerebbe logico pensare che col trascorrere del tempo e col venir meno dei familiari dei bambini scomparsi, il dibattito si sia attenuato. In realtà le cose sono andate in modo molto diverso, perché di mezzo ci si è messa l'era della rete, del web, della comunicazione istantanea. Negli Stati Uniti c'è una grande community dedicata alle persone scomparse, web sleuths, che vorrebbe dire indagatori del web, diciamo. Ed è in quello spazio che i dibattiti sui fratelli Sodder proseguono ancora oggi. Questo non vuol dire che nel frattempo altri non abbiano espresso la loro opinione informata sull'accaduto. Una giornalista investigativa molto nota negli Stati Uniti, Stacey Horn, nel 2005 ha condotto un riesame della vicenda e ha concluso che la cosa più plausibile è che purtroppo i cinque bambini siano davvero morti nel rogo, che l'incendio infuriò per molte ore prima che fosse spento e che le ricerche tra le ceneri della casa erano state relativamente brevi, con il personale impegnato in un primo momento che non era dotato, non aveva le competenze specialistiche. Tuttavia, come molti altri che si sono occupati della faccenda, anche Horn è perplessa. La dinamica dell'evento conserva aree poco chiare, che forse rimarranno oscure per sempre a questo punto. Secondo le indagini di Horn, in realtà tra le rovine i pompieri avevano trovato fin dall'inizio dei frammenti ossei e degli altri miseri resti, ma non se l'erano sentita di dirlo alla famiglia. Non solo, ma soprattutto rispetto alle tecniche professionali moderne, le azioni di ricerca condotte dai vigili della cittadina erano state, secondo i documenti da lei ricostruiti, a dir poco superficiali. E si è tentati di supporre che nel dire così Horn utilizzi un eufemismo.
E poi ci sono altri dettagli che fanno pensare. Ricordate i due camion che George Soder aveva provato inutilmente a spostare durante l'incendio per raggiungere il piano dove c'erano i bambini? Beh, comprensibilmente sospettò fossero stati manomessi. Molti anni dopo la morte, però, uno dei suoi generi dichiarò al Charleston Gazette Mail che da molto tempo si era convinto che nella frenesia Soder avesse provocato l'ingolfamento dei motori. Lui quei veicoli li conosceva bene. Infine, ricordate la misteriosa telefonata presa da Jenny Soder un'ora prima che scoppiasse l'incendio? Quella con una voce femminile che poi si era messa a ridere, la richiesta di parlare con qualcuno? Ecco, anche in questo caso non c'è da stupirsi che la famiglia la ritenesse sospetta, ma oggi sappiamo che tempo dopo gli inquirenti, gli investigatori, avevano effettivamente rintracciato la donna che aveva fatto la chiamata. Non aveva niente a che fare con l'accaduto e, come era da supporre, aveva semplicemente sbagliato numero. Una cosa comunissima per chi tra noi ricorda i telefoni col disco per comporre i numeri. Un libro recente di uno storico locale, George Bragg, in sostanza arriva alla stessa conclusione di Stacy Horn. I cinque fratelli erano morti nella loro casa. Per lui molti degli equivoci furono dovuti al fatto che, magari per dare qualche speranza in più ai familiari, il fratello maggiore, John, aveva cambiato la sua prima versione, quella in cui diceva di aver cercato di svegliare direttamente i fratellini e poi era scappato, in quella secondo la quale li aveva soltanto chiamati, ma senza essersi accertato che fossero davvero nelle loro stanze. Anche se è impossibile concludere con certezza che sia andata così, questa ipotesi indica una cosa che ci può servire per trarre qualche prudente insegnamento da questa storia così tragica. La foto del presunto Lewis, posta per sempre sul camino di casa Soder, per certi versi ricorda i messaggi dei figli defunti che molti genitori ancora oggi ricevono da medium più o meno in buona fede, incaricati di rasserenarli almeno un po'. Perché elaborare un lutto è sempre difficile per qualsiasi essere umano. Ormai è impossibile dire qualcosa con certezza, ma purtroppo la cosa più plausibile è che i cinque bambini, i cinque fratelli Soder, siano per davvero morti tra le fiamme e che le loro ricerche a suo tempo non furono condotte nel migliore dei modi. Queste furono le circostanze esterne, chiamiamole così, che si saldarono con l'angoscia del gruppo familiare a causa della mancanza almeno di una tomba sulla quale piangere e ricordare. In fondo non stupisce che dopo così tanto tempo di una vicenda così tragicamente esemplare ancora si parla con trasporto e con rispetto per un dolore durato per intere vite. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Vi invito a raggiungerci, venite anche voi, basta davvero l'equivalente di un caffè, di una pizza o di quello che volete voi, ma avrete così la consapevolezza di fare la vostra parte, di contribuire in maniera concreta alla realizzazione di tutti i nostri progetti. Potrete partecipare alle scelte strategiche, vi confronterete con me anche nella chat Telegram riservata ai naviganti e allo stesso tempo avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi, video inediti, bloopers ed errori durante le riprese che ahimè faccio di continuo, il dietro le quinte del mio lavoro, le anticipazioni, il recupero di interventi televisivi miei, di Randy o di altri che ormai sono introvabili, i trucchi svelati e molto altro. In coda a questo episodio leggete i nomi di alcuni dei naviganti che ci aiutano a realizzare strane storie, chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. Ancora qualche parola da Harvard, Massimo? E dunque vi ricordo di unirvi a noi sull'Isola del Mistero come volete, potete sostenere con l'equivalente di un caffè oppure semplicemente aderire gratuitamente per seguire gli aggiornamenti e dare il vostro contributo anche nelle conversazioni, nelle discussioni che ci sono sull'isola. A presto! Bene, e allora per oggi noi ci fermiamo qui, ma ci rivedremo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! Gran bel tipo quel Nietzsche! Intende dire il filosofo Friedrich Nietzsche? Proprio lui, con la sua teoria dell'eterna ricorrenza, diceva che la vita che abbiamo vissuto la rivivremo esattamente allo stesso modo per l'eternità. Davvero fantastico. E cosa intende dire? Beh, perché significa che dovrò assistere di nuovo a quella terribile messa in scena dell'avaro di Molière sui pattini a rotelle.
Grazie tante, Frederick.